stato presentato anche a Caltanissetta il libro della scrittrice Silvana Grasso dal titolo Solo se c'è la luna, un aperitivo letterario moderato dalla giornalista Ivana Baiunco, svoltosi nel pomeriggio di venerdì 10 marzo 2017 nell'Aula Magna Hannah Arendt dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo, in presenza dell'autrice Silvana Grasso, ma anche della docente di linguistica Marina Castiglione. Solo se c'è la luna è una delle opere letterarie della scrittrice siciliana originaria di Giarre, un romanzo pieno di emozioni, eros e passione. Solo se c'è la luna, intanto il titolo è il romanzo. Io non do messaggi perché non sono il Papa, non sono il Presidente della Repubblica l'1 gennaio. Io lancio emozioni per chi le vuole acchiappare. È ambientato negli anni 50, è la storia di due ragazzine, due adolescenti di allora, che per ragioni simili a un tempo diverso hanno avuto una vita sciagurata, disgraziata, però sono due grandi. In questo momento siamo già alla terza edizione, tutta Italia legge la storia di Gioiella e Luna. Quindi io ritengo che questo concime forte di umanità, di emozioni, di eros e anche di molto eros del romanzo sia stato involontariamente un ingrediente vincente. Ma mai a cercare ingredienti, non è una torta un romanzo è un essudato di emozioni, un romanzo è una crocefissione dell'anima, un romanzo è uno squartarsi delle viscere, e io me le squarto, Tra gli interventi nel corso dell'evento svoltosi all'interno dell'Istituto Luigi Russo, anche quello della dirigente scolastica Maria Rita Basta. Silvana Grasso, come è stato detto sulla stampa, è una delle voci più necessarie della letteratura italiana e per noi è veramente un onore avere avuto la sua disponibilità e il fatto che lei sia qui a presentarlo nel nostro istituto è veramente motivo di vanto e di orgoglio. Oltretutto è mio compito arduo stasera quello di iniziare i lavori e sinceramente presentare una studiosa come Silvana Grasso, perché non dimentichiamolo, lei nasce come filologa classica, ha studiato con il grande Contini, è veramente un arduo compito, considerato anche che ha al suo attivo oltre 200 tesi di laurea dedicate alla sua produzione letteraria. Oltretutto stasera avremo anche il piacere di avere tra noi uno dei massimi studiosi della lingua di Silvana Grasso, che è appunto la professoressa Castiglione, docente associato di linguistica italiana presso l'Università degli Studi di Palermo.